Uno dei temi di cui si dibatte molto è quello dei precari. A questo proposito il governo sta portando avanti dei progetti di legge, tra cui anche il disegno di legge Pittoni sostenuto dalla stessa Lega, riguardante il cosiddetto domicilio professionale. Ecco, potrebbe essere una caratteristica dei nuovi concorsi che è un modo anche da dare, fare ordine nella collocazione dei precari e nella stabilizzazione degli stessi poi all'interno delle regioni. Quello dei precari è un tema serio, è un tema che è presente nella nostra scuola da decenni, quindi non è un tema attuale e noi lo vogliamo risolvere, perché per il bene della scuola, per il bene di queste persone che hanno la necessità anche di progettare una propria vita personale, quindi di avere anche una stabilità professionale che gli possa garantire di guardare al futuro sotto tanti aspetti. E quello del chiaramente la continuità didattica è l'altro aspetto che chiaramente condiziona poi il lavoro e la qualità del lavoro. Avere degli insegnanti stabili all'interno di un proprio istituto che possano portare avanti il loro lavoro con continuità è evidentemente una necessità che è utile a migliorare la qualità, ma non assolutamente decisiva o fondamentale, però è sicuramente un elemento importante. Noi vogliamo veramente, e ci stiamo impegnando anche con le organizzazioni sindacali, col quale c'è un ottimo rapporto, per arrivare a trovare una soluzione giusta, equa, corretta, che possa garantire qualità anche nell'insegnamento. Però avete detto che l'unico canale rimane quello del concorso, per entrare nel, come è previsto del resto dalla legge. Dalla Costituzione. È un primo passo importante che mette ben chiaro un aspetto che è legato a quello del reclutamento, ma questo non nega la possibilità di valutare altre possibilità. Si parla di un innalzamento della soglia dei precari di lungo corso con oltre 36 mesi a livello di concorsi pubblici, attualmente ferma al 10%, c'è possibilità che questa soglia si possa alzare? Ma sicuramente è una nostra proposta quella, ma non solo, ma quella di accedere direttamente a quelle che saranno le procedure concorsuali senza la prova preselettiva, perché bisogna dar atto all'impegno e al lavoro che hanno svolto questi lavoratori finora, e questo è evidente. Però ripeto, non è solamente l'unico percorso, è un primo percorso che serve per dare un attimo stabilità, equilibrio e per poter arrivare a risolvere un problema di queste persone che io sento anche mio. Quindi possiamo dire ai precari storici che il Ministero in qualche modo si sta occupando della loro causa e che potrebbe essere trovata una soluzione anche sul lungo periodo? Non il Ministero, il Ministro sì, ha a cuore questo e ci crede, perché ha fiducia in queste persone che quotidianamente lavorano nelle nostre scuole, ripeto, con queste condizioni contrattuali che li mette un attimino in difficoltà, ma noi vogliamo assolutamente arrivare a trovare una soluzione che non sia tampone, ma che dia una continuità affinché si risolva veramente il problema del precariato, che è un problema, ripeto, endemico che dura da lustri, a quasi la vostra età, e quindi se ci pensate bene, intanto auguri per i vostri 70 anni, e che vogliamo in tutti i modi cercare di affrontare garantendo comunque una qualità nel servizio scolastico che le nostre famiglie hanno diritto ad avere.